Questo programma è offerto da Buongiorno a tutti, eccoci qui al Simpatia a presenziare a un atto di una partita veramente importante per i fini della classifica. Sono qui a fare le formazioni, incominciamo con l'Alba Soft che nella persona del loro mister ce la racconta. Buongiorno. Allora, in porta abbiamo Massimo Assante, la difesa è composta da Roberto Sellitti, da Mario Salvati e da Salvatore D'Alterio. Il centrocampo è composto da Giancarlo De Gennaro, Antonio Coccorese, Pasquale Obermaier e Franco Pesacani. L'attacco è composto da Antonello Catania, Gennaro Sarnelli e Ciro Donnarumma. Quindi, tutti il resto vengono in panchina con me. Se, i nomi. Quindi ti schieri con un 3-4-3 praticamente. Un 3-4-3. Viceversa la Partenope si schiera con un 3-5-2, nel senso che giocherà in porta Campese, Ciraiello, Livio Franchi, Ciro Pellecchi hanno la fascia difensiva, Mario Carnevale, Rosario Esposito, Angelo Cangianiello e Peppe Di Dato sulla mediana, e davanti giocheranno con Barca e Romano. Paghiamo chiaramente le tante assenze in questo momento, sia di infortuni che di malessere fisico, Sasa Campilongo piuttosto che lo stesso Antonio Pengue che non ci sta, Massimo Marotta non c'è, quindi è chiaro che siamo in questo momento la parte è un attimino rimareggiata. Cercheremo di fare il nostro meglio e di fermare la corazzata Alba. Volevo dirvi che lo so perché non li ho visti, non perché abbia le spie. Non è vero, lui invece ha le spie, ce le fa arrivare via al telefono a ognuno di noi, ci fa sapere come stiamo. Cerchiamo di vederci una bella partita, sicuramente lo sarà. Nel frattempo le squadre si stanno riscaldando e quindi siamo pronti ad assistere a questa bella partita. Grazie e complimenti per l'organizzazione. In bocca al lupo. La partita sta per avere inizio e nel frattempo la leva giovanile della Partenope fa salutare i suoi piccoli e ci augurano in bocca al lupo a tutti. Ecco l'ingresso in campo delle formazioni. Nel frattempo arriva un fuoriclasse del torneo intersociale, Tobia Parisi, al quale chiediamo subito quello che può essere la sua idea di questa partita. È una partita impegnativa sia per noi che per loro. Dobbiamo vincere, che loro stanno sopra di noi, quindi il pareggio non è che va tanto bene. Scusa, ti interrompo, c'è un minuto di raccoglimento in onore di un arbitro che purtroppo non c'è più tra di noi, il signor Boninsegni, che è stato vittima di un incidente autostradale avvenuto settimana scorsa mentre tornava ad arbitrare una partita a Nocera, è stato investito da un SUV
e in questo minuto l'abbiamo voluto ricordare tutti quanti. Dicevamo, Tobia, cosa pensi il fatto che noi siamo senza tanti attaccanti? No, ti spiego subito, se noi vinciamo possiamo anche sperare il primo posto, perché loro devono incontrare la Azzurri Soccer come la dobbiamo incontrare noi. Questa è, vincendo con la Soccer arriviamo primi. Faccio subito una domanda provocatoria, firmeresti per il pareggio? No. Bene, così mi piace. Quindi anche dal campo si respira un'aria di valsa per cercare di arrivare al primo posto e vincere la regular season. C'è il solito cerchio dove il presidente, in questo momento Livio Franchi, sta cercando di caricare al massimo i suoi giocatori. Sicuramente ci riuscirà e sicuramente vedremo una partita all'insegna del bel calcio, sperando che si possa poi festeggiare l'onomastico del presidente avvenuto ieri con champagne e dolcini. Più lunga del solito questa carica, proprio per indicare l'importanza di questa partita. Seconda. Nel frattempo si sta avvicinando uno storico del torneo intersociale nella persona di Gennaro Barone, che conosce a menadito quelli che sono gli attori di questa splendida partita, e quindi subito andiamo a chiedergli cosa pensa di questo scontro al vertice. Ciao Jenny, come stai? Buongiorno a tutti gli amici. Sono venuto qua per divertirmi un po'. Bravo, come la vedi questa partita? È complicata, ma solo per una questione di rivalità, e speriamo sana. Ottimi giocatori, vabbè. Ti conosciamo tutti, ma i più forti stanno fuori. Sembra molto gentile. Nel frattempo la prima azione si è svolta a favore della Albasoft, che ha cercato di mandare in porta Antonello Catania, che anche in questo caso si è portato da destra a sinistra e sbaria su tutto il fronte d'attacco. È stato pescato in questa posizione di fuorigioco, quindi la battuta del fallo a favore della partenza per i piedi di Livio Franchi. Gira su Ciro Pellecchia, gioca centrale con Rosario Esposito, che a sua volta la gioca con Roberto Pirro, metronomi del centrocampo, e fanno girare bene il pallone. Nel frattempo Lillino Romano viene subito attaccato da Salvatore Alterio, e sbaglia il controllo e la palla va a finire in fallo laterale a favore della partita. L'ultima è tutta! Chitto! Continua Gianni Sarnelli a giocare la palla con Coccorese, ancora Sarnelli con un suo sinistro che sappiamo essere di una qualità superiore alla media di tutti gli altri giocatori del torneo. Credo che senza nessun rischio di essere smentito, Gennaro Sarnelli rappresenta sicuramente il valore aggiunto per questa squadra, l'unico capace, a mio modestissimo avviso, di vincere tornei anche probabilmente da solo. Ne ha annoverati, secondo me, almeno 3 o 4 da over 55, e anche quando era più ragazzo, insomma, ha dato lustro al torneo con le sue giocate. Nel frattempo viene fermato bene l'attacco dell'Alba da un ottimo maestro, buongiorno, Livio Franchi, che imposta l'azione per la Partenope con Mario Carnevale sul lato sinistro, cercava di superare ma non c'è riuscito Pasquale Obermeier, che però poi si perde la palla, gioca ancora Angelo Cangianiello, cerca di mettere calma in questo centrocampo e viene a servire Mario Carnevale.
cerca di superare un'altra volta Pasquale Oberman e un'altra volta viene fermata in maniera purtroppo per parte noi definitiva. Riparte ancora Gennaro Sarnelli, però stavolta il lancio del presidentissimo di Gennaro era lungo e quindi non è riuscito a raggiungere la palla. Si batte il fallo laterale a favore della Partenope, Ciro Pellecchia per Angelo Cangianello, stoppa, mette a terra, rigioca in maniera eccellente per Ciro Pellecchia, si dimentica il pallone, Ciro un po' disattento in questo momento, riesce nel contrasto a fermare forse l'azione dell'Alba, Gennaro ancora con il suo sinistro mette scompiglio, al centro per Obermeier che ottima la parata di Lucio Campese a terra. Subito si vede il livello delle squadre, è sicuramente qualcosa di bello da vedere perché sono due compagini super attrezzate. Adesso in questo momento un lancio bellissimo di Angelo Cangianello che vede Mario Carnevale sul lato sinistro portare palla, cerca di superare Sellitti, ci riesce, passa bene per Maurizio Barco in posizione regolare, prova a giocare Maurizio, non trova gli spazi, trova Romano sul suo lato destro, gioca con Angelo Cangianello e rimette per Maurizio. Bella questa azione, veramente peccato non averla finalizzata nel migliore dei modi perché era una trama ben strutturata e ben concepita. Ciraiello rimette la palla al campo, Mario continua a giocare a centrocampo e cerca il lancio lungo per Donnarumma che però è un stop infelice e non riesce a mettere giù la palla. Fallo laterale a favore della Partenope con Roberto Pierro che cerca un compagno e lo trova nella persona di Rosario Esposito che a sua volta passa per Pasquale Romano che butta la palla fuori in quanto un urto. Qui c'è addirittura una persona che ci è venuta a salutare, uno storico del torneo, ma non soltanto del torneo ma anche di caratura superiore. E allora miss, piacere di vederti per la prima cosa e poi un tuo commento a questi 22 signori che stanno in campo. Vabbè, buongiorno a tutti, sono venuto qua perché a parte è una bella partita, diciamo una partita di top di questo torneo con due squadre importanti, giocatori importanti, amici, chi ha giocato con me, chi è stato con me in tanti anni, è un piacere vedere. Poi il torneo, tu lo sai, io non l'ho mai abbandonato, certo. Sono sempre stato, però per altre cose adesso sono un po' fuori, però sinceramente mi fa piacere venire qua a vedere tutti quanti voi. Il piacere è reciproco e volevo sapere il tuo pensiero perché su questa partita, secondo te? Secondo me io l'approvo, dato che è la prima partita del 55 quest'anno, vedo due squadre veramente conoscendo i personaggi da 5 minuti che ho visto la partita. Diciamo che questi 15 anni indietro, esatto, sarebbe il calcio che piace a meno, quello di adesso, che ci vogliono i pigiami quando giocano la Serie A, certo, che si dorme. Questi qua vedi per esempio, questi 5 minuti ho visto la nostra squadra, diciamo la nostra squadra perché sono amici sia di qua di là. Certo. Giancarlo che ha un tridente, zio, non c'è male, non c'è male. Poi ribadisco Catania, Donnarumma, Sarnelli, lo stavo dicendo prima in telecronaca, capace di fare una squadra come così compatta, un giocatore importante, lo degenera sempre squadre forti. Poi portiere come Assante che a 99% parte sempre sullo 0-0, niente, veramente bella squadra. Poi la squadra di Livio Franco, Livio ci ha abituato ad avere squadre forti e poi onestamente se sono i campioni in carico vuol dire che hanno fatto qualcosa, qualcosa di importante. Un abbraccio a tutti. Grazie mister. Bene, anche il commento tecnico assolutamente rilevante che mette ancora in evidenza come questa sia la top di gamma della partita di questa giornata del campionato intersociale e si riprenderà con un palla al portiere in seguito ad un fallo fatto da, mi sembra, Catania, non ricordo perché stavo parlando con mister. Livio lancia la palla per Roberto Pierro che si fa trovare sempre al posto giusto, al momento giusto, la palla per Peppe Di Dato che la ripassa indietro ad Angelo che la rigioca con Ciro, che la rigioca con Livio. La manovra è molto fluida della Partenope, si sviluppa in maniera veloce con un tocco massimo due, cosa che è sempre stata una prerogativa della Partenope. In questo momento il controllo errato di Maurizio Barco permette di partire all'Alba Soft che con Gennaro Sannelli sul sinistro cerca di imbeccare Antonello Catania ma viene intercettato da un'ottima diagonale di Mario Carnevale. Alla battuta va Mario Sarnelli, Gennaro Sarnelli, ci gioca Pasquale Obermeier,
ancora Sernelli, Antonello Catania, sbaglia stavolta il passaggio di chiusura del triangolo, viene intercettato in maniera facile da Ciro Pellecchia, che la gioca con Mario Carnevale, che la lancia in maniera perfetta per Maurizio Barco, che supera Sellitti, manda Lilli Romano, che può sicuramente attaccare per velocità Mario, che è bravo e con esperienza e con una spallata regolarissima a mettere fuori i giri il buon Lillino, il quale lamenta dei problemi gastrointestinali, è reduce da una nottata e anche poche ore fa è stata vittima di problemi intestinali con dei vomiti prima della partita. Nel frattempo Sarnelli è stato fermato in maniera, diciamo, poco ortodossa, e quindi fallo a favore dell'Alba, che va a battere Coccorese cercando forse Antonello Catania, esattamente, che controlla in maniera non consona alle sue capacità e permette a Ciro di liberare e di far ripartire la partenope con Roberto Pirro. In questo momento sbaglia un passaggio molto semplice preso da Coccorese, che la gioca con Rossellitti sul lato destro, centrale per Donnarumma, troppo spazio probabilmente per Ciro, la gioca con Sarnelli, come diceva prima precedente il mister, un trio delle meraviglie con Sarnelli, Donnarumma e Catania, che veramente da fare invidia alle categorie superiori. Coccorese mette al centro la palla per Antonello Catania, che non riesce a impattare la palla per un colpo di testa, e quindi facile preda di Lucio Campese, che la gioca con Livio Franchi, che lancia, o meno prova a lanciare Romano, ma Mario riesce a fare una difesa perfetta e a far ripartire l'Alba. Sviluppa la sua azione sulla destra, gioca con Pasquale Obermeier, cerca di intervenire Rosario Esposito, passa bene la fila di centrocampo all'Alba, ma Livio fa buona guardia e cerca Opla, in questo momento subisce un fallo molto violento il centravanti Maurizio Barco. Mario, con la sua struttura fisica, non ha rallentato la propria corsa e l'ha travolta. Alla battuta di questo calcio di punizione va la partenope su Mario Carnevale sul lato sinistro, mette bene la palla al centro, viene intercettata da Sellitti. Rosario Esposito prova un Eurogol, calcia molto bene di esterno sinistro, ma la palla si perde a pochi metri dal palo alto alla sinistra di Massimo Assante, che va a calciare e rimettere in gioco per l'Alba. Palla su Obermeier, c'ha tanto spazio davanti, guarda chi dare la palla, sceglie il presidente, la gioca con Gennaro, il controllo non è corretto e subito ottima l'azione della partenza, che con due tocchi era riuscito a liberare, però poi c'è stato un errore. Tonello Catania viene lanciato adesso da Donnarumma, ottimo l'intervento di Ciro Pellecchia, che permette alla partenope di respirare e di aspettare appunto la rimessa in gioco da parte dell'Alba con Gennaro Sarnelli. Per Coccorese, che c'entra in pieno Rosario Esposito e parla di nuovo in fallo laterale. Ancora Coccorese con le mani per Gennaro Sarnelli, buono il suo dribbling ai danni di Rosario Esposito, buona anche la palla al centro, che però non è stata impattata da Antonello in maniera pericolosa per la porta di Lucio Campese. Ancora il mister Gennaro Barone, che vuole dire la cosa più bella che sto notando, il telecronista. Io e Gennaro abbiamo una storia almeno di 40 anni di calcio insieme, quindi mi vuole bene, però in realtà mi sto divertendo anche io a fare questa esperienza. Ma Peppe Di Dato si addormenta sulla palla, permette l'intervento di Mario, che a sua volta riesce a prendere la palla e a subire fallo a sua volta.
Fallo di punizione per l'Alba Soft. Abbatte l'Ola Mario. Il Carnevale riesce a superare il Correse. Giancarlo Di Gennaro ancora per il centrocampo. Momenti confusi della partita dove si sta sbagliando da un lato e dall'altro. Adesso molto complicato lo sviluppo del gioco, non è fluido come prima. Nel frattempo però si sviluppa sul lato destro con Peppe Di Dato, aspetta l'arrivo di Angelo Canganiello che viene a supporto, che gira su Carnevale, prova a metterla al centro, ci riesce, non trova però alcuni giocatori della partenza, ma soltanto quelli dell'Alba Soft che intercettano, però sbagliano il rinvio e la palla ritorna nei piedi della punta della Partenope, Pasquale Romano, che guarda Rosario Esposito ma non riesce a fargli arrivare la palla perché viene intercettata dal presidente De Gennaro, che con due tocchi la manovra dell'Alba si sviluppa bene. Sul lato destro ecco Sellitti che va su Antonello Catania, e gioca ancora Coccorese a centrocampo per Sarnelli sul suo lato sinistro. Calcio a sinistra, ottimo l'intervento di Ciro che impedisce il controllo di Antonello per poi tirare in porta. Ancora Rosario Esposito che per Ciro Pellecchia fa una finta su Pasquale Obermai, Maurizio Barco, Angelo Canganiello, ancora confusione a centrocampo, non si riesce a mettere la palla a terra e fare una manovra fluida e corretta con un tocco. Bravissima adesso Ciro che toglie, sradica in maniera perentoria la palla dai piedi di Ciro Donnarumma e permette ancora ad Angelo Canganiello di imbastire l'azione del centrocampo della partita. Ottimo per Rosario Esposito che tenta una penetrazione, viene fermato da Pasquale Obermeier. Ciro Aiello per Mario Carnevale che però fa un controllo errato della palla e butta la palla appunto in un fallo laterale. Alla battuta Gennaro Sarnelli con le mani per Di Gennaro, per Sarnelli, tocchi vicino, Sarnelli prova a lanciare Antonello Catania sul lato destro, non riesce a controllare la palla e quindi si riparterà da una rimessa dal fondo a favore della Partenope. Sono passati oramai una ventina di minuti e vediamo cosa pensa il buon Tobia Parisi di questi primi 20 minuti. Io penso che dobbiamo approfittare dei lati, sia Di Dato che Mario. Poi un'altra cosa, non qualche cosa, ma Romano lo sta ha vomitato. Sì, non sì, l'ho detto prima, sta fisicamente in condizione. Questo è buono il lancio di Ciro Pellecchia per Peppe, sì, che sì, sul lato destro non era in fuorigioco, cerca di superare i suoi avversari, arriva Lillino che calcia di poco la palla fuori. Buona questa azione della Partenope. Molto buona, ottima, ottima, bravo Di Dato, bravo Romano. Si è fatto provare e bene. Continuiamo così. Come vedi gli avversari? Non è né sì né no. Per chi ci chiede come dove verrà vista la partita, è sul programma della Partenope VDTV e quindi sul sito della Partenope si metterà la partita. Bene, dopo questa azione la rimessa in campo va dal portierone Massimo Assante. Calcio nei pressi di Antonello, viene anticipato da Ciro Pellecchia che mette la palla in fallo laterale. Alla battuta con le mani Pasquale Obermeier per il presidente Di Gennaro che in maniera sbagliata cerca di rimettergli la palla nei piedi ma sbaglia e la mette in fallo laterale. Alla battuta Mario Carnevale che lascia l'impegno a Ciro Pellecchia che si appresta appunto a battere il fallo laterale sulla linea mediana del campo. Maurizio Barco con molto mestiere fa fuori Sellitti, manda
sul lato sinistro Mario Carnevale, che sta facendo una buona partita con tanta salute, però in realtà a centro, come si è potuto vedere, non ci sono riferimenti. Ricordiamo le tante assenze che hanno flagellato questa vigilia di partita. Antonello Catania cerca di superare Ciro Pellecca, che con mestiere, un po' come aveva fatto prima Mario Salvati, riesce ad impedirne l'accesso in aria. Riparte la Partenope con Carnevale, il Pasquale Romano, Ciro Barco, Maurizio Barco, supera D'Alterio, Roberto Pierro, Peppe Di Dato. In questo momento la Partenope gestisce bene la palla, come non detto il triangolo non si chiude e viene a ribattere appunto la rimessa dal fondo campo Massimo Assante. Nel frattempo si alza un venticello, non c'è male per chi sta senza cappello, e quindi un po' di freschezza. Mario Salvati si dispera con i suoi compagni perché non, se a suo dire, non si fanno vedere per poter ricevere la palla. In questo momento c'è un doppio liscio, un triplo liscio di tutta la Partenope, e la palla rimessa in campo da Massimo arriva direttamente nell'area di rigore della Partenope, dove Ciro Pellecchia fa una cosa indicibile, un rinvio a favore dell'Alba. Meno male che è rientrato Rosario Esposito, però la palla sta nel sinistro di Sarnelli, sempre pericoloso, la mette molto bene, ottimo stop di Donnarumma, che sì, però si infastidisce in questo momento con Cuccorese, che riprova a calciare, calcia, la palla è alta. E Ciro Donnarumma subisce anche le angherie di Cuccorese, che probabilmente anche da un attaccante, in questo caso pare che abbia ragione Tonino. È una palla che lui di faccia alla porta deve tirare in porta. Purtroppo forse il fatto che si chiamasse Donnarumma Può darsi, sì, è abituato. Parisi, io l'avrei lasciato. L'avrei lasciato, no, gli viene di faccia, è diverso, vede la porta, vede lo specchio. Nel frattempo riparte la Partenope con Ciro, no, con Peppe Di Dato, la mette al centro, Massimo Assante fa buona guardia e in due battute prende la palla, subito la rilancia con il suo sinistro, supera la linea di metà campo e Ciro Pellecchia rinvia di testa in maniera molto efficace. Alla ripresa del pallone Mario Carnevale la gioca molto bene con Rosario Esposito, che non trova compagni vicini, è costretto a fare un dribbling e subire un fallo da Cuccorese. Nel frattempo l'Alba continua a giocare, ma Gennaro Sarnelli sul lato destro e col sinistro cerca di mandare il suo giavello Donnarumma, Ciro Donnarumma, che mette la palla per Gennaro Sarnelli, Angelo Canganiello subisce fallo da Cuccorese, che lo spinge con le due mani. Nel frattempo si sviluppa la mano, ottimo Roberto Pierro, nel frattempo gli animi si stanno surriscaldando, ottima la palla al centro per Maurizio Barco e non controllo. Dove ancora una volta si manifestano quelli che sono gli spiriti di questo torneo, dove di amatoriale c'ha poco, di amatoriale c'ha poco. Sai cosa nasce, Massimo? È la lucidità che viene a mancare, la lucidità viene a mancare e quindi si parla tanto, quello è il problema. Nel frattempo Ciro Donnarumma gestisce il pallone.
Ciro nel frattempo il pubblico manifesta il suo dissapore nei confronti dei giocatori. Ottimo il modello di Angelo Canganiello che viene intercettato da Pasquale Obermeier. Nel frattempo Mario Carnevale per Ciro Pellecchia, per Lillino Romano, spinto da D'Alterio, supera Maurizio, prova a calciare in maniera sbilenca ma trova bene Peppe Di Dato che la rimette bene al centro, ma Mario Salvati fa ottima guardia, è sopportato da D'Alterio, portano via la palla e la minaccia presentata dalla Partenope. Viene attaccato Di Gennaro da Canganiello e costringe il presidente a buttare la palla in fallo laterale. Ottima nel momento l'azione a favore della Partenope. Con mestiere Mario Salvati si libera del pallone, lo manda ad Antonello Catania, che però viene anticipato. No, non viene più anticipato. Antonello Catania aveva preso il tempo a Ciro Pellecchia, che però è riuscito poi a sventare la minaccia e battere il fallo laterale a favore proprio per Mario Carnevale. Mette per la palla a terra, sta da solo. Per Maurizio Barco che viene attaccato. Era in posizione di fuorigioco, quindi la palla passerà nella disponibilità dell'Albasoft, che con Mario Salvani batte per Gennaro Sarnelli. Ritrato un pochettino il bomber Sarnelli. Fa giocando Ciro Donnarumma, fa un doppio dribbling ai danni di Ciraiello, ma interviene Ciro Pellecchia e sventa la minaccia giocando su Mario Carnevale, che la gioca su Maurizio Barco. E viene fermato in maniera elegante da Pasquale Obermeier. Dopo più di mezz'ora il risultato è sempre di 0-0. Partita abbastanza equilibrata, occasioni da rete. Rosario Esposito gioca per Roberto Pierro e la cerca di lanciare Maurizio Barco. Non ci riesce, ma riprende la palla Roberto. La manda a Ciro sul lato destro. Ottimo il momento di Peppe, che nel momento in cui Ciro sale, Peppe va a coprire, Ciro va ancora avanti, tanto è coperto dall'ottimo Peppe Di Dato. Ottimo in questo momento Rosario, c'ha spazio e campo, prova a superare il primo, ci riesce, entra in area e Pasquale Obermeier con una chiusura direi quasi decisiva mette la palla in calcio d'angolo. Va a batterla Peppe Di Dato. Alla battuta Peppe Di Dato, palla bene al centro, Massimo Assante fa la guardia e con le sue manone agguanta la palla in aria e manda subito l'Albasoft a fare altra trama di gioco, bene con Antonello Catania sul lato sinistro, subisce fallo da Ciraiello ma per la regola del vantaggio non viene fischiata. Ciro con il suo sinistro cerca di mandare ancora Antonello Catania, la palla viene intercettata da Rosario Esposito e messa in fallo laterale. Alla battuta ancora l'Albasoft. Coccorese gioca la palla con Pasquale Obermeier, lato sinistro per Sarnelli, supera Ciro, mette al centro. È ottimo e decisivo l'intervento di Ciro Pellecchia, che evita un gol quasi sicuro da parte di Antonello Catania, che si trova da solo davanti a Lucio Campese. Sei il fratello di Massimo? Vieni, vieni.
Sul parterre abbiamo il fratello di uno dei più forti portieri del torneo intersociale, non solo, il fratello di Massimo Assante che lo sta salutando. Cosa pensi di questa partita? Oltre al commento di non aver portato tuo figlio, più dal punto di vista tecnico, se hai visto qualcosa? No, sono tutti ex giocatori, comunque la maggior parte ha giocato e quindi diciamo che un po' l'età li penalizza, però voglio dire... Dovrebbero stare a casa con i nipoti. No, io sono favorevole che comunque continuano comunque a fare sport, che bene per tutta la vita lo sport. Con un tono agonistico più basso. Sicuramente. Un po' più amatoriale e meno agonistico. Infatti, un po' più amatoriale. Anche per i ragazzi che ci sono, esatto, e che prendono spunto da loro. Totalmente d'accordo. Quindi voi che state seguirete questa telecronaca, l'invito è proprio quello di abbassare i toni sempre dovuti, anche perché non ci stanno solo persone adulte, ci sono anche dei bambini che vi vengono a seguire, e dare un esempio di cattiva gestione di una delle cose più belle del mondo, che è lo sport. Concordo. Nel frattempo Ciro Donnarumma fa il bello e il cattivo tempo sul lato destro, supera in maniera brillante Livio, la mette al centro, ma Roberto Pierro riesce a sventare la minaccia. Ora riparte la Partenope, ma Sellitti fa un'ottima guardia, passa nei piedi di Massimo Assante, che con Mario Salvati cerca di far ripartire l'Alba Soft, ci riesce. Con Gennaro Sarnelli sempre sul lato sinistro, Cuccorresi finge per Di Gennaro, che a sua volta lancia per Antonello Catania, però probabilmente il pallone è lungo e non viene stoppato da Antonello. Fase di stanca del gioco, sebbene non ci siano state tante emozioni. E l'adrenalina si sente e si vede, e anche le risorse nervose tendono chiaramente ad esaurirsi. Obermeier per Sellitti, per Mario, per Massimo Assante, che calcia col sinistro alla direzione di Siena Sanelli, che però non controlla. Ancora la Partenope sul lato destro, con un'azione di Lili Romano, che manifesta in maniera evidente il suo stato d'animo, il suo stato soprattutto fisico, sbagliato a dire d'animo, ripeto, affetto da problemi gastrointestinali, ha avuto una gastroenterite e poche ore prima della partita ha dovuto vomitare più volte. È l'assenza di Antonio Pengue, piuttosto che di Sasà Buoncammino, che di Sandrino, di Massimo Marotta, hanno obbligato quasi il mister Torello a schierarlo. Nel frattempo, ecco, ora viene anticipato da D'Alterio, forse anche in maniera fallosa, non rilevato dall'arbitro. Cuccorresi nei piedi di Antonello Catania, subisce fallo da Livio Franchi e viene ammonito per una trattenuta. E questo non fa bene alla Partenope, perché una delle caratteristiche che il nostro Livio Franchi, il presidente, ci tiene molto è proprio la coppa disciplina, e questa ammonizione purtroppo penalizza di un punto nella classifica della coppa disciplina, dove la Partenope è prima. Alla battuta Gennaro Sarnelli. Nel frattempo palla per Gennaro Sarnelli, che la gioca con il presidente, che la lancia in maniera sbagliata. Qui ancora con mister Di Lido. Mister, ormai siamo alla fine del primo tempo, un commento tecnico, chi meglio di te, per quello che hai visto, al di là del malumori caratteriale delle persone, dal punto di vista tecnico del gioco del calcio. Vabbè, ma parliamo di calcio, perché qua dobbiamo parlare di calcio. Vedo solo, se te l'ho detto, l'attacco della squadra di mister Salemme è
è molto molto forte, però diciamo che non hanno palle da poter giocare, devono giocare sull'inventiva. Diciamo che in difesa si stanno tenendo bene, però onestamente sono un po' lenti a centrocampo. Quindi, se ho capito bene, dici il problema dell'Alba Soft è rimanere a centrocampo, dove non fanno filtro per mandare in porta gli attaccanti di quel potenziale. Gli attaccanti, se ci fai caso, ogni volta che hanno la palla hanno delle giocate, però se tu vedi la partita, pochissime azioni, pochissimi tiri in porta. Esatto. Mentre la partenza la vedo sconta le assenze di Sasaki, non so le assenze che hanno perché saranno importanti, esatto. Però vedo che è una squadra ben messa in campo, ben organizzata, giocano tranquilli. E calcio è questo: quando vedi una squadra che sta bene in campo, poi al di là del risultato, certo. Ho detto, a me fa piacere vedere tanti giocatori importanti. Deluso, contento di quello che hai visto? No, vabbè, già sono felice perché vedo giocatori, persone che voglio bene. Sannello l'ho cresciuto io, immaginate. Quanti gol l'ha fatto? Ci ritorno a Roma con me a Gragnani. Esatto. Poi avete altre persone, è bello, è bello. Bene, lì dicevo, Cancianiello, che lo vedo ancora io pimpante che corre. Livio che sulla sua. La verità, bella, mi ha fatto piacere stamattina. Dal punto di vista tecnico ti aspettavi qualcosa di più probabilmente? No, vabbè, ma l'età pure. Tecnicamente se tu giochi solo tu, come spiace fare la sforbiciata, colpo di testa a pesce, però quando è il campo è un'altra cosa. Grazie mister Di Lido. Siamo alle battute finali, va Mario Salvati sul lato difensivo, gioco con Pasquale Obermeier, viene intercettata la sua Pasquale Obermeier con le mani per Di Gennaro, ancora Obermeier che è intercettato da Mario Carnevale. E rimane a terra Pasquale che ha subito un contatto con Maurizio Barco. Alla battuta d'Alterio per Gennaro Sarnelli, che in mezzo a due riesce a guadagnare un fallo laterale. Ancora con le mani Gennaro Sarnelli, trova nei piedi di Antonello Cataneo un compagno che la gira ancora su Sarnelli, che supera in maniera scioltissima Rosario Esposito. Cerca un assist per Antonello che però è un po' lungo e non si risulta efficace. Siamo agli ultimi minuti di questo primo tempo, aspettiamo che l'arbitro ci dica quanto vuole recuperare. E Angelo Cangianiello gestisce e bastisce la manovra dove trova Rosario Esposito con tanto campo per Mario Carnevale, fermato in maniera corretta e precisa da Pasquale che sta facendo una bellissima partita secondo me. Sarnelli cerca di mandare il suo gemello Ciro ma non ci riesce e riparte la partenope con Roberto. Ancora Rosario Esposito che parte centrale per Lillino che viene fermato da Mario Salvati. Ancora Gennaro Sarnelli di fronte a Rosario Esposito, lo supera e gioca ancora l'Alba Soft in un lancio lungo per Ciro Donnarumma dall'altra parte del campo, riesce a toccare la palla, a superare Ciro Aiello, che è costretto a fermarlo con un fallo di mani. Ha battuto appunto Ciro Donnarumma. Ancora 5 minuti al 45esimo. Alla battuta il sinistro di Gennaro Sarnelli. Nell'area si sta Antonello Catania e Ciro Donnarumma con rispettivamente quattro terzini
della Partenope, e Ciro Pellecchia anticipa Lucio Campese e manda la palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo a favore dell'Alba Soft, che va a calciare, anzi no, chiedo scusa, fallo laterale, quindi con le mani Sarnelli per Cuccorese, che però ripassa la palla e Sarnelli in fuorigioco. L'ha battuta la Partenope. La battuta Ciro Pellecchia, intercettata da Pasqualino Obermaier, la palla, e che viene a battere il fallo laterale sotto la nostra postazione, ancora Ciro Pellecchia nei piedi di Maurizio Barco, che subisce il doppio intervento di D'Alterio, di Sellitti e di Obermaier. E la palla ancora in fallo laterale, che sarà battuto da Ciro Pellecchia per Peppe Di Dato, che si è fatto vedere da quest'altro lato, quindi ha cambiato, subisce il fallo, no, che non viene rilevato da Sellitti. Salvati prende la palla, gioca con Obermaier, la gioca al centrocampo, Sarnelli per Antonello Catano, si sviluppa bene questa manovra dell'Alba. Ciro, Donnarumma vede partire Sellitti e lo serve sul lato destro, che vede a sua volta Antonello Catania, fa da sponda per Antonio Cuccorese, che gira su Gennaro Sarnelli, che la mette al centro. Antonello Catania in fuorigioco, è Ciro Donnarumma in fuorigioco, viene rilevato in maniera pronta dal guardalinea, subito rimessa in campo la palla dalla Partenope con Livio Franchi per Angelo Cangianello, per Rosario Esposito, che cerca di mandare a Romano, che però è stato colto in fuorigioco dalla guardalinea del lato opposto. Imbastisce ancora l'azione l'Alba Soft, in questo momento con Di Gennaro nel centro del campo, Obermaier, Di Gennaro, ancora per Ciro Donnarumma, fa buona guardia Ciraiello e lo ferma in maniera inesorabile e impeccabile. Ottimo Ciro. Roberto Pierro gestisce i tempi del centrocampo, cerca qualcuno a cui dare la palla, lo trova in Peppe Di Dato, che la rigira dietro con Ciraiello, ancora Peppe Di Dato, un tocco bene Roberto Pierro, un tocco bene con Lillino Romano, che la passa per Maurizio Barco, gestisce bene la palla, il controllo è buono, Angelo Cangianello potrebbe lanciare qua a sinistra, lo fa in maniera perfetta, ottimo per Mario Carnevale, dove Ciro Pellecchia sta arrivando come un treno sul lato sinistro, non lo vede, purtroppo non l'ha visto, Ciro stava arrivando veramente come un freccia rossa sul lato sinistro e purtroppo non è stato servito a dovere. Rientra subito nella sua posizione di marcare Antonello Catania. Pasquale Obermaier lancia per Antonello Catania, subisce fallo da Ciro Pellecchia, probabilmente affaticato pure dalla corsa fatta precedentemente. Ancora Sarnelli, vera anima di questa squadra, per Cuccorese. Mario Carnevale intercetta la palla, passa su Rosario Esposito, che sbaglia purtroppo il lancio in trasversale, favorisce quindi Gennaro Sarnelli sul lato sinistro, che prova a calciare, tira, ma fa buona guardia a Lucio Campese, che blocca in maniera sicura. Un minuto di recupero viene dato in questo momento dall'arbitro, che ci permetterà quindi di andare negli spogliatoi a prendere un tè caldo dopo aver preso questi 45 minuti di bel venticello. Sbaglia in questo momento Angelo Cangianello e la palla, la traccia del passaggio viene intercettata da Obermaier, che la mette bene al centro e non trova però l'impatto né Antonello Catania né Ciro Donnarumma. Fallo laterale a favore della Partenope. Gennaro, siamo alla fine del primo tempo, considerazioni tecniche, pensiero tuo? No, è una partita ben giocata a centrocampo, anche se a volte queste squadre si allungano per una questione fisica, però vedo abbastanza equilibrata. Non ci sono state molte azioni da gol? No, emozioni a livello di
tiri in porta quasi zero. Mario Carnevale sul lato sinistro provava a fare breccia, ma è stato ben intercettato da Pasquale Obermaier. In questo momento l'arbitro fischia il meritato riposo per tutti quanti noi. A più tardi per il secondo tempo. Eccoci pronti per la ripresa della partita, delle ostilità. Batterà l'Alba Soft. La prima azione imbastisce Cuccorese per Sarnelli. Controllo corretto, fallo di Peppe Di Dato e punizione a favore dell'Alba. Cuccorese per Sarnelli. Angelo a guardare Sarnelli, Ciro Aiello per Lio Franchi, passa bene per Peppe Di Dato, ottimo per Roberto Perro, ottimo Angelo Canganiello, doppio dribbling ai danni di Angelo, parte in questo momento Mario Carnevale sul lato sinistro, Rosario Esposito al centrocampo. Subisce fallo a favore della Partenope. Ma lui sta facendo direttore? Ha già visto. Salutami io. Roberto Perro per Tobia Parisi, che è entrato a sostituire Lilli Romani, che stava in condizioni veramente critiche fisicamente. Palla per Peppe Di Dato, che cerca di mettere la palla al centro e viene intercettato da D'Alterio, che mette la palla in calcio d'angolo. Livio Franchi si appresta ad entrare in area di rigore per sfruttare le sue capacità per colpire di testa. Alla battuta Angelo Canganiello, c'è Ciro Pellecchia che fa un bel movimento nel centro dell'area con Livio Franchi in seconda battuta, la palla non arriva da quelle parti purtroppo e viene deviata da Cuccorese in faro laterale. A battere Peppe Di Dato. Per Roberto Pierro, per Rosario Esposito, per Livio Franchi, che va via verticali, supera due avversari, cerca di mandare Peppe Di Dato ma non riesce a capirsi con l'esterno destro della Partenope. L'Alba esce con palla al piede dalla sua linea difensiva, sempre col Correse, per Antonello Catania, controllo sbagliato, fallo con gamba tesa ai danni di Angelo Canganiello. Ciro Aiello alla battuta per Peppe Di Dato, si è chiamato la palla e punta Sellitti. Non riesce il passaggio a favore di Maurizio Barco e la palla viene rimessa con i piedi da Massimo Assante. Il sinistro per Genova Sanvelli, ottimo lo stop, super in maniera elegantissima Ciraiello, sicuramente l'anima dell'Alba è questo Gianni Sarnelli. Ottima la difesa di Livio, che con l'aiuto dei compagni di reparto riesce ad uscire da una situazione difficile e Peppe Di Dato a ripartire. Angelo Canganiello per Rosario Esposito, in maniera verticale supera Di Gennaro, manda ancora Peppe Di Dato, controlla la palla, cerca di mandare con una finezza stilistica Maurizio Barco ma non ci riesce.
nei piedi Giancarlo Di Gennaro, attaccato da Angelo Cangianiello, fa una cosa molto avventata, permette a Tobia Parisi di intercettare una palla di centrocampo e permette all'arbitro di cacciare un cartellino giallo, la palla in trasversale, mai si passa la palla così. Qua con Gennaro commentavamo questo errore da parte di chi l'ha fatto? Giancarlo Di Gennaro? Da parte di Giancarlo Di Gennaro. Angelo Cangianiello alla battuta. Angelo Cangianiello alla battuta. C'è Peppe Di Dato libero sul secondo palo, non viene servito e palla nelle mani sicure di Massimo Assante. Come diceva Gaetano Di Liddo, con il portiere di quella caratura, ma che lo stesso Lucio Campesi, devo dire la verità che sta facendo un campionato bellissimo, la partita non si sblocca dallo 0-0. Riparte la partenope con Ciraiello che serve Rosario Esposito, sempre Ciraiello per Angelo Cangianiello, Rosario, un tocco, due tocchi, perfetto, supera Ciro Coccorese, supera ancora il presidente che con maestria si mette davanti e passa la palla all'Alba Soft. Passo un attimo la linea a Gennaro che commenta la partita perché sono stato un attimo chiamato. La palla a destra verso Ciro. Interviene Livio Franchi uscendo bene dall'area, dando la palla a Barco che ottiene un fallo laterale per la partenope. La battuta Rosario. Ecco, parla Rosario che gira sulla sua destra a Pirro, a Di Dato, sempre a destra, Cangianiello centralmente per Rosario Esposito, ancora Cangianiello, gira palla verso destra ancora a Pirro. Pirro non si intende con Di Dato e la palla a Sarnelli. Aiello, oh, probabilmente non era fallo comunque per la squadra di Gennaro. C'è un cambio da parte della... un cambio da parte dell'Alba Soft. Entra Massimo Pini e Pallonetto al posto del presidente Di Gennaro. Robe a quarta, sabato a quattro. Pesacane, centrale. Cambia l'assetto mettendo un difensore come Massimo Pini a destra, un esterno a destra come Pallonetto. Alba Soft. Punizione da parte di Coccorese. Palla Antonello Catania, difende bene la palla lasciandola a Gennaro Sarnelli. Gennaro Sarnelli da fuori aria verso Ciro Donnarumma. Mamma, grandissima parata di Lucio Campese. Occasione per l'Alba Soft. Palla a sinistra. Mario Carnevale però ha perso palla da parte di Sarnelli che recupera ottenendo un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Eccoci qua alla battuta di questo fallo di punizione dal limite dell'area, diciamo dalla mattonella sua preferita, il buon Gennaro Sarnelli. L'ho perso, cioè veniva. Ho scritto le cose. Ti. Ce l'ho.
ti ho toccato. Questo non sta qua. Mi dispiace. Punizione battuta. Non l'ho persa la penna. Trattene. C'è la penna, Francesco? No. Obermeier a centrocampo. Passa. Non riesce a passare la linea di centrocampo, l'Albasoff, che viene intercettata dai giocatori della Partenope, che la giocano adesso con Mario Carnevale sul lato sinistro. Rosario Esposito per Maurizio Barco, subisce fallo da Mario Salvati. E punizione a favore della Partenope. Sulla battuta, alla battuta, Angelo Canganiello e Maurizio Barco si concertano e Maurizio lascia l'onere e l'onore ad Angelo, la mette bene al centro, ma è preda facilissima di Massimo Assante, che mangia subito Massimo Pini per sul lato sinistro. La gioca su Gennaro, si sviluppa bene adesso la manovra dell'Albasoft. Ciro Donnarumma viene invitato dal mister a puntare il proprio avversario, invece la passa su Antonello Catania, che la perde in maniera anche abbastanza, no, era pallonetto, chiedo scusa, era Antonello Catania, e parte Maurizio Barco, che subisce fallo a Obermeier, che non viene rilevato dall'arbitro. Ancora Angelo a centrocampo, purtroppo la partita in questo momento è ferma, non si muovono senza palla, ecco Tobia che cerca un movimento per superare il suo diretto avversario e non ci riesce. Fallo laterale a favore della Albasoft, con le mani pallonetto per Coccorese, supera Tobia Parise, Gennaro Sarnelli, Antonello Pesacane per Mario, per Mario. Il baricentro della Partenope è arretrato e ne ha approfittato l'Albasoft, dove tiene praticamente tutti i giocatori nella metà campo della Partenope. Ancora Pesacane sulla destra per Obermeier, calcia per ottenere il calcio d'angolo e ci riesce. Alla battuta, così come tutti i calci da fermo, Gennaro Sarnelli va a saltare anche il centrale dell'Alba d'Alterio e tutta la Partenope è racchiusa nell'area di rigore addirittura in questo momento, quindi la pressione dell'Alba Soft in questo momento è molto molto alta. L'uomo più avanti è Roberto Pirro. Mario Salvati calcia e viene colpito, diciamo così, Antonello Catania, che non si aspettava quel tipo di assaggio, ma niente, la fase offensiva della Partenope in questo momento è totalmente assente. Anche il mister Turiello si era accorto di tutto ciò, invita Livio Franchi a far salire la propria squadra. In questo momento Angelo Cangello prova un dribbling, perde la palla, e come la perde anche Cuccorese, grande confusione in questo momento. Maurizio Barco prova a fare salire la squadra, buono per Tobia Parisi, bomba, bam,
falli non fischiare dall'arbitro. Gennaro Sarnelli porta ancora la palla e lancia in maniera perfetta Ciro Donnarumma e mette al centro, ottima la chiusura e la diagonale di Ciro Pellecchia che evita guai peggiori alla Partenope che in questo momento sta soffrendo. Angelo Canganiello sulla sinistra per Mario Carnevale. Purtroppo ribadisco sempre come le assenze in questa partita si fanno sentire, quindi i valori, gli elementi di qualità non ci sono e soffriamo in questo momento sicuramente l'assenza di geni di spessore come Sasà Campilongo e Antonio Pengue. La manovra è stagnante a centrocampo, Tobia Parisi prova a girare ma viene anticipato in maniera perentoria da Daltero che la gioca con Antonello Catania che c'ha tanto spazio in questo momento, si gira Gennaro Sarnelli, troppo spazio vengono dati a quei signori Sarnelli, Antonello Catania, ottimo Livio Franchi, si dimostra insuperabile. Peppe Di Nato butta la palla in fallo laterale perché ha visto Livio Franchi a terra. Adesso ci aspetta che l'Albasoft restituisca la palla alla Partenope. Anzi no, l'arbitro ha fischiato un fallo di punizione che viene battuto da Ciro Aiello per Peppe Di Nato che la gioca con Roberto Pierro che vede Angelo Canganiello che a sua volta vede Ciro Aiello che supera Ciro Donnarumma, cerca di superare anche Obermaier, non ci riesce, manda Rosario che però viene fermato da Valterio e manda Sarnelli con tanto spazio, col suo sinistro manda Antonio Catania in porta, Lucio Campese dopo la splendida parata che ha evitato il gol dell'1-0 a favore dell'Alba prende, intercetta la palla e dà l'avvio alla nuova reazione dell'Alba, della Partenope. Ottimo il triangolo con Ciro Barco, con Maurizio Barco, c'è tutto destra libero, Peppe Di Nato non viene servito, ci prova adesso Rosario tramite Canganiello, adesso Roberto Pirro, siamo quasi arrivati a Peppe Di Nato facendo quattro passaggi ma ci siamo arrivati, ottimo Roberto che centrale per Tobia, difende bene la palla, bene Roberto, un tocco per Angelo Canganiello che la passa a sua volta bene molto bene per Mario Carnevale ma viene intercettato da pallonetto e la palla va nelle mani sicure di Massimo Assanti che riparte e gioca con Pesacane per Catania, prova a partire ma fa buona guardia Ciro Pellecchia e interrompe l'azione di attacco dell'Albasoft. In questo momento si sta registrando risalita del baricentro della Partenope che continua a giocare la palla. In questo momento può andare Tobia Parisi che viene fermata a una posizione irregolare con le proteste molto la reazione di Tobia è molto molto corposa. Ancora Gennaro Sarnelli che ripeto è tanta roba in questa squadra, riesce a superare tre avversari, poi subisce fallo. L'Alba riparte con Cuccorese con pallonetto sul lato destro, ancora Obermaier, ha fatto veramente una buona partita, Pisacane per Sarnelli, ha toccato un numero incredibile di palloni Gennaro, la dimostrazione della fiducia che tutta l'Albasoft ripone nei piedi del Mancino.
Nel frattempo si riscaldano gli uomini della panchina della Partenope, sono previsti i cambiamenti. Pesacane per Antonello Catania, che passa su Ciro Donnarumma, anzi Sarnella ancora, che fa veramente quello che vuole con quel piede sinistro. Ottima la palla per Antonello, è spettacolare la parata, la seconda di Lucio Campese, che evita il gol del vantaggio per l'Alba Soft. Probabilmente bisognerebbe giocare un attimino più attaccati a Gennaro Sarnelli ed evitare di fargli fare tutto quello che sta facendo. Con le sue indiscusse capacità tecniche veramente fa una differenza clamorosa. Va a battere anche questo calcio d'angolo, la mette molto bene al centro, Antonello Catania anticipa tutti e la palla viene inviata sopra la traversa. Rimessa in gioco da parte dell'Alba. Al momento vengono chiesti tre cambi da parte della Partenope. Un po' gli animi si stanno riscaldando anche in campo. Entra Ciro Colimoro, Roberto Isaia, esce Peppe Di Dato, Roberto Pirro dà il cambio a Roberto Isaia. Peppe, calma Peppe, oh, il Massimo stesso, vabbè, il Massimo stesso, Massimo, è morito un po' vicino. Pesacane per Massimo Pini, Pesacane cerca e trova Gennaro Sarnelli, il Correse viene attaccato da Roberto Isaia, Sarnelli cerca Ciro Donnarumma, stavolta non ha calibrato bene il passaggio e quindi parte la Partenope. Buona la manovra con Tobia che copre bene la palla, Angelo Canganiello mette a terra, subisce falli da Pesacane, non viene fischiato all'arbitro. Ottimo il movimento di Rosario che si gira su se stesso e fa fuori Pasquale Obermeier, lascia Ciro Pellecchia. Rosario per Ciraiello, Angelo Canganiello per Ciro Colimoro, che potrebbe sprigionare la sua violenza, però il controllo non è perfetto e parte la palla per fallo laterale. Riparte l'Alba Soft, partita un momento più equilibrato in questo momento. Ottimo l'intervento di Ciro ai danni di Sarnelli. Angelo a centrocampo, controlla e gioca con Ciraiello. Viene fischiato il fallo ai danni di Antonello Catania e può battere la punizione la Partenope con il suo presidente Livio Franchi. Batte Livio Franchi in profondità alla ricerca di Maurizio, ma fa buona guardia d'Alterio, intercetta e passa per Pesacane, che a sua volta gioca con Pasquale Obermeier. Buona la palla che però viene intercettata da Ciro Pellecchia e fa ripartire a sua volta Mario Carnevale. Ottimo lo spudo di Carnevale con Tobia Parisi che cerca di superare Mario Salvati, ci riesce, ottimo ancora Carnevale. Rosario bene per Tobia Parisi, punizione a favore della Partenope e adesso si appressa a calciare Angelo Canganiello. Siamo al 24esimo, metà ripresa, potrebbe essere il momento giusto per sbloccare il risultato. Vediamo questa battuta del calcio di punizione, Maurizio Barco e Angelo Canganiello come sempre sulla palla.
probabilmente sarà Ciro Barco a battere, da quello che sto percependo, anche se in questo momento ha calcolato i passi Angelo Canganiello. Vediamo di scoprire chi sarà a battere questa punizione dal limite, piegato sulle ginocchia, parte C Maurizio, ma la palla è troppo semplice per un portiere delle caratteristiche di Massimo Assante, che con due passi si sposta sul lato dove sta arrivando il pallone e blocca in maniera sicura. Assante con i piedi per Antonello Catania, anche in questo caso preciso, sbaglia Livio Franchi, Catania da solo. Ottimo l'intervento di Ciro Pellecchia, che con grande mestiere non fa calciare a Antonello Catania e la palla viene quindi recuperata dalla Pertanova, che respira in questo momento a centrocampo con un fallo a favore. Diciamo che questa decisione dell'arbitro di non punire un fallo che ai più è sembrato evidente sta facendo scatenare la reazione del centravanti, e l'arbitro si giustifica dicendo che lui ha visto così e che quindi non ha ritenuto opportuno fischiare l'estrema punizione. Ciro Aiello lancia adesso Ciro Colimoro, che però viene presa la palla da Maurizio Barco. Ottimo Saldalterio, che supera in bello stile Roberto Isaia e lancia come al solito Gennaro Sannelli. Gennaro Sannelli supera in maniera con un lancio Angelo Canganiello, che però recupera e la palla è sicura tra i piedi di prima di Lucio Campese, poi di Livio Franchi, adesso di Angelo Canganiello, che guarda la posizione dei suoi compagni, sceglie Ciraiello per il passaggio che a sua volta passa a Rosario. Maurizio Barco adesso viene anticipato in maniera violenta ad Alterio, che in questo secondo tempo sta danneggiando, però viene preso adesso fa un fallo ad Angelo Canganiello, che sta cercando di fare una manovra per la Pertanova. Altre sostituzioni nell'Alba: entra Innocente con il numero 29 ed esce Antonello Catania e Massimo Franchini per Pasquale Obermaier. Siamo alla ricerca di Antonello Catania, appunto, per farci sentire direttamente dalla sua voce come si è sviluppato questa ipotesi, di quest'idea di calcio di rigore a suo favore. Non so se ci riesce a inquadrare da questa parte. Antonello, dici che è successo? Niente, avevo recuperato una palla a centrocampo e stavo andando in porta, quindi ero lanciatissimo, da dietro si è scaramentato il difensore, non so chi sia, e Ciro Pellecchia, quindi più un discorso fisico, poi discorso fisico o un discorso che ti ha toccato cioè col fisico? No, mi ha spinto proprio con le mani, mi sono sentito proprio una spinta con le mani, poi chiaramente ci sono, vedrete le immagini. A molte è parso rigore, però voglio dire, probabilmente l'arbitro sta valutando questa direzione di gioco sempre ai limiti, voglio dire, non mi è sembrato mai in maniera evidente un fallo fischiato e viceversa, forse è stato anche questo caso? Sì, vabbè, diciamo, come si suol dire, mai giudicare gli arbitri, perché
spero che siano sempre in buona fede, quindi sbagliare è umano, sbagliamo noi calciatori, è giusto che sbagliano anche loro. Però Antonello, un commento a questa partita? Molto equilibrata, purtroppo noi il primo tempo abbiamo, diciamo, non giocato, troppo nervosismo in campo, poi stiamo venendo fuori e quindi... Il tiro delle meraviglie probabilmente poteva fare qualcosa in più? Sì, effettivamente. Per merito della difesa o demerito vostro? Tutte e due, un po' demerito perché, diciamo, non abbiamo giocato con la massima tranquillità, però comunque la partendo per fortissima in difesa, anche negli altri reparti, una bella squadra. Quindi... Si paga anche alcuna defezione importante, Sasa Campilongo, Massimo Marotta. Massimo Mazzarella. Quando stava bene. Grazie. Sì, sì, vabbè, comunque bella, bella partita. Poi chiaramente ci giocheremo tutto nelle fasi finali, penso. Aspetta a fare la doccia, stai sudato. Grazie. Grazie a voi. Ricominciamo a trovare qualche altro esponente della partita. Il primo che incontro è Sisto, al quale chiedo, buongiorno, al quale chiedo il tuo commento a quello che sta succedendo, stai vedendo quello che sta succedendo. È una partita molto equilibrata, molto sentita da entrambe le squadre, che hanno un'ottima posizione in classifica, una difesa molto attenta alla nostra, abbiamo concesso solo due occasioni, grandissime le parate del nostro portiere, d'altronde fa parte della squadra. Ti è sembrato rigore quello poco fa di Antonello? Da qui non è che si è visto molto bene, però ha accentuato molto la caduta. Probabilmente sulla corsa c'è stato il contatto, ma non credo che sia contatto da lì. Si accetta in maniera indissoluta la buona fede dell'arbitro, insomma, eccolo qua, per in questo momento ha segnato su una disattenzione incredibile della difesa. Franchini si è trovato libero, sì. Quattro sul pallone e hanno lasciato libero attaccante che l'ha messa tranquillamente da solo un po'. Ancora una volta la giocata del singolo, nello specifico di Donnarumma, se non vedo sbagliato, ha messo in posizione Franchini di farlo. Sì, dispiace perché probabilmente si poteva portare a casa un risultato utile, ma ancora non è finita. Speriamo, ciao Max, speriamo di poter ribaltare il risultato. Nel momento ci sta la sostituzione, entra Salvatore Lanzaro al posto di Cangianiello. Qua c'è accaduto Cangianiello, già era stanco. No, al posto di Mario Carnevà. Era previsto Cangianiello? Nel frattempo si riscalda anche Bruno Cavuto. Vediamo di andare a sentire il commento di qualcuno. Un quarto d'ora circa, quindi possiamo. Mancano 12 minuti in realtà alla fine della partita, si può recuperare anche se noi paghiamo in maniera, secondo me, violento le assenze di giocatori di spessore quali Sasa Campilongo e Antonio. Mario, la sostituzione, sei arrivato, sei cotto? Sì, partita molto durata il secondo tempo, non meritavamo, penso che è stato un colpo di fortuna loro quello che non è venuto a noi. Esattamente, è rimasto un vuoto là in mezzo ed è stato semplice metterla dentro. Peccato, veramente, speriamo che possiamo recuperare, dai. Grazie. Quindi scarfo, esiste. Perché? Cioè? Andiamo sulla panchina della... Tutti già da domani... Ciao, si ritorna a sentire un po' gli umori della panchina della Partenope.
c'è qui Massimo Marrucco, a cui chiaramente chiederò il pensiero su questa partita. Massimo, come l'hai vista? Non è stata una bella partita. Il secondo tempo non siamo stati, secondo me, all'altezza, nel senso che siamo stati forse poco coraggiosi e non siamo riusciti a far nulla in attacco, per cui poteva capitare questo incidente. Il pareggio sarebbe stato per ora il risultato più giusto, però si sa che alle volte può succedere anche questo. Approfitto della presenza anche di Sellit, dell'avversario, per cercare di capire cosa pensa. Roberto? Certo. In quale corpo eri oggi? La domanda è fatta da Massimo Marotta a Roberto Sellit. Le vediamo la risposta del dottor Sellit. Non so, pensa Vendelone, mi dica lei. Non lo so, credo. Oh no, Giovanni, non lo so. C'è una domanda più seria. La domanda seria è il più legittima. Pensi che sia meritato questo risultato? Ma io, essendo un difensore, ho guardato quanti tiri abbiamo preso noi e quindi non abbiamo preso molti tiri in porta, se non forse uno, però ne abbiamo sbagliato un po' di più. Però stando sulla panchina avversaria non meritiamo di vincere. Tutta la mole di lavoro fatta dal centrocampo e dalla difesa della parte da noi, probabilmente si aspettava un risultato diverso. Beh, è una squadra che, a cui non manca nulla. Quindi noi chiaramente abbiamo avuto anche le ultime settimane tutta la difesa infortunata. Io sono entrato dopo 3 settimane che mi allenavo con un problema, lo stesso Pini, quindi abbiamo avuto un po' di problemi, però tutto sommato è stata anche una partita abbastanza equilibrata. In questo momento c'è un po' di burrasca sulla panchina della Partenope. Grazie Roberto, buon lavoro, buona domenica. C'è la sostituzione, esce Colimoro, diventa Bruno Cavuto, una situazione abbastanza grave. Esce. Sì, L'ha cambiato. E lui è tipo giocare. Rino, andiamo a parlare da c'è. Cerchiamo di sdrammatizzare un attimino con il buon Marottino, che è più volte citato da me come Sandro, però voglio dire, essendo stato tanti anni con Sandrino, mi esce facile Marotta Sandrino. Adesso mi devo riabituare a Massimino Marotta. Massimino, che dici? Purtroppo il secondo tempo, diciamo, siamo stati un po' troppo bassi. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nella seconda parte della partita purtroppo abbiamo perso un poco le misure del campo, e loro in attacco, diciamo, hanno tante soluzioni e in effetti hanno inventato questo gol su una bella palla di Donnarumma, e Franchini, diciamo, non ha avuto problemi a far gol. E niente, mancano ancora 7-8 minuti, speriamo nel pareggio. Vediamo come evolve gli ultimi 10 minuti di gioco. Mancano 10 minuti alla fine della partita. La Partenope prova adesso con Tobia Parisi a salire sul lato sinistro, però non trova sfogo la manovra. Vai Sisto, porco zio, che ce ne fotte, vai, fan press. Victor, qua Perruno che vuole assolutamente parlare, Gianni Perruno, e vuole esprimere il suo pensiero su questa partita che sta volgendo al termine. Gianni Perruno è in polemica, quindi è ufficialmente aperta la crisi alla Partenope con Gianni Perruno, che non vuole assolutamente venire ai microfoni e esternare il suo stato d'animo. Gianni, cosa è successo? No, niente, scherzo. Chiaramente si scherza, siamo tutti molto felici. Felici mai, perché stiamo perdendo 1-0, però ci può stare che perdi una partita. Meritiamo di perdere? Sicuramente di sì, perché non siamo molto concentrati in campo, dal mio punto di vista. Del resto loro poi hanno alcuni giocatori, insomma,
davvero bravi. Sì, vabbè, c'è evidente loro, tanta roba, tanti gol in categorie superiori, però non demordiamo, ora entra Sissi, Cuccillo. Sì, speriamo, che, speriamo fa... che vada a dare una mano a Maurizio. C'è un miracolo al 96. Vediamo se magari riusciamo a fare questa operazione. Bene, palla rinviata da Massimo Assante, va direttamente fuori. Ecco la sostituzione. Parisi, al posto dei cancianieri. Cuccillo, vai tua mano. 10. Roberto Isaia riesce a passare su Coccorese. Maurizio Barco gioca bene la palla, la gioca con Bruno Cavuto. Ciraiello per Ciro Pellecchia, la rigioca su Ciraiello, sbaglia il controllo, ne approfitta Gianni Sarnelli che manda lì a Franchini. Massimo Franchini punta Livio Franchi che lo aspetta e lo blocca in maniera inesorabile, in maniera perfetta. Livio riparte per Roberto Isaia che la gira su Rosario Esposito, che la gira su Salvatore Lanzaro che parte sul lato sinistro e cerca e palla per Tobia che gioca sul lato destro, gioca bene questa palla alla Partenope, però purtroppo a centrocampo ancora Coccorese fa filtro e prende la palla, parte Gennaro Sarnelli che la lancia sul pallonetto il lato destro che non controlla bene la palla e porta la palla in foro laterale. Nel frattempo si sta scatenando pure un po' di pioggia e quindi ci andiamo a riparare sulla postazione televisiva. Purtroppo impegni di lavoro mi costringono ad abbandonare prima della fine della partita la postazione sulla 1-0 purtroppo la Partenope. A tutti auguro una buona serata. Oh, I don't know how. I don't know.
Like you.
Mister Salemme, con lei Albasov prima in classifica, un'analisi giusta ed obiettiva della partita. Fondamentalmente, buonasera innanzitutto, giocavamo contro i campioni in carica, per cui non è che non siano gli ultimi arrivati. Una squadra ben messa in campo, con degli elementi ottimo, di spicco, tra cui Angelo Cancellieri, che ho avuto con me, ma anche l'attacco, nonostante fossero rimaneggiati, hanno tenuto bene per il primo tempo. Era nelle mie aspettative, era nelle mie intenzioni fare quel primo tempo così, perché dopo avevo qualche cartuccia da sparare in panchina. Tant'è vero che la partita, se ci fate caso, io l'ho vinto dalla panchina, con Massimo Franchini che è entrato, che ha dato potenza nell'attacco, e poi abbiamo gestito bene la palla. Voglio fare un plauso anche alla Partenope, perché è stata una partita altamente corretta. Se non le piccole scaramucce di fallo, non è fallo, è calcio di rigore, non è calcio di rigore, beh, questo poteva dire alla TV se era calcio di rigore o meno, però fondamentalmente è stata una partita corretta. Gli avversari stanno nel nostro spogliatoio, ci sono venuti a salutare, per cui viva lo sport e viva il calcio, e questo è quello che ci interessa. Siamo succubi di questo maledetto terreno del gioco, maledetto rettangolo, anzi. Intuizioni soprattutto di Donnarumma e di calciatori che fanno comunque un po' la differenza. Ma quando c'hai in squadra un attacco con Donnarumma, Sarnelli, Catania, poi dopo c'era Massimo Franchini, c'era ancora Pirozzi in panchina, che fino adesso ha fatto 12 gol. Assante Saracinesca, la difesa messa bene, con Capitan D'Alterio che ha fatto una super partita insieme a Salvati. Secondo tempo ci siamo messi un po' diversamente a centrocampo e abbiamo trovato la quadra. Proseguiamo e andiamo in alto per poi arrivare a questi playoff, no? Ma io, come ho detto a Peppe Toliello, l'allenatore di Peppe, ma sì, la partita fino a un certo punto, ma contano i playoff, contano le fasi finali, che sono importanti. E quello è un altro, diciamo, campionato. Certo, quello è un altro tipo di gioco, si gioca diversamente. Aspettiamo un attimino, vediamo un po' come si mettono le cose. Basta divertirsi. Certo, questo è fondamentale. Ecco, la Partenope ci divertiamo entrambi, penso che anche loro, ma a prescindere dal risultato, ma penso che sia stata una bella partita, tirata, combattuta, maschia, una partita di calcio vera. Mister Turiello, primo tempo abbastanza equilibrato, nel secondo tempo qualche difficoltà? Ma diciamo che noi l'abbiamo gestita bene nel primo tempo, è stata una partita abbastanza equilibrata. Purtroppo nel secondo tempo abbiamo avuto Cancianiello, il capitano, che già dall'inizio della ripresa ha manifestato un dolore al tendine, e praticamente noi eravamo un attimino a corto di fasce C. Tieni presente che noi non avevamo Campilongo, che praticamente fascia C anziana, che per impegni con il Savoia. Poi diciamo che su questo poi non ci avevamo il cambio a centrocampo. Avevo praticamente detto di riscaldare Izzo, poi non l'ho trovato più sulla panchina. Questo è. Non voglio accampare scuse, loro il secondo tempo hanno giocato molto meglio. Hanno fatto due cambi che hanno velocizzato un po' di più la manovra, però a noi mancavano anche Pingue, mancava Romano, che si è fatto un primo tempo che prima della partita ha vomitato, non è stato bene in serata, e quindi ho deciso di schierarlo, perché lui si è fatto circa 150 km e quindi non farlo giocare mi sembrava una scorrettezza, però mi ha detto che non stava bene e io gli ho fatto fare il primo tempo. Diciamo che a completo ce la giochiamo, sono due squadre di vertice, diciamo che il secondo gol l'abbiamo preso al 92-93esimo, ci sta, una partita di vertice
che abbiamo perso. No, 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 avete avuto anche i complimenti dal mister dell'Albasoft, perché comunque siete i campioni in carica e lui dice che lo meritate del tutto. È la partita che, diciamo, questo scontro che ha avuto qualche difficoltà, però bene, all'altezza, e si è visto tutto nel primo tempo. No, diciamo, la partita noi l'abbiamo persa, loro hanno fatto qualcosa in più, hanno segnato due gol. Noi non siamo mai stati pericolosi, ma non siamo stati mai pericolosi perché noi avevamo soltanto Barco davanti, praticamente. Le nostre frecce purtroppo non c'erano. È bravo Peppe, è bravo. No, grazie mister. L'ha messa bene, l'hai messa bene la squadra. No, avete meritato di vincere oggi. Per carità, abbiamo meritato, ma la squadra l'ha messa bene. Nel primo tempo ci avete messo in difficoltà. È bravo Peppe, complimenti. Questo programma è offerto da programma è offerto da Partenope Sotto.